E Radio Radicale, siamo con Gianmauro Dell'Olio, vicepresidente della Commissione Bilancio del Movimento 5 Stelle, per capire che cosa è successo, cosa sta succedendo sul MES. Allora, lei quando ha saputo della lettera ieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che era indirizzata alla Commissione Esteri in vista dell'avvio dell'iter che dava un giudizio favorevole al MES per il nostro paese, che cosa ha pensato e si aspettava questa bufera che è scoppiata tra ieri e oggi, sia all'interno del centro-sinistra e tra l'opposizione e la maggioranza? Beh, direi che questa lettera stabilisce in maniera chiara che un favore da parte del Ministero dell'Economia per quanto riguarda diciamo, il parere favorevole al MES. E la cosa strana è che viene dal capo di gabinetto, la lettera è a firma del capo di gabinetto di Giorgetti, è vero che è un organo tecnico, però sostanzialmente è il capo di gabinetto di Giorgetti. E va in contrasto con quella che è la posizione della maggioranza, o perlomeno della Presidente Meloni, che in realtà a parole aveva detto prima delle elezioni che era assolutamente contrario al MES, anzi l'ha sbraitato in tutte le forme, e adesso invece si trova un problema all'interno della sua stessa maggioranza. La lettera poi in particolare fa riferimento ad eventuali possibilità positive per quanto riguarda l'approvazione, non l'approvazione, una volta entrato, una volta ratificato, in caso poi di attivazione del MES da parte di qualche Stato, ma non è neanche in grado di valutarle. Quindi è una posizione da parte del MEF in contrasto con la sua stessa maggioranza. E io direi che questo governo deve imparare a fare i conti all'interno prima di portare i problemi in Commissione. Ecco, quando ha visto che la ratifica era all'ordine del giorno dei lavori della Camera, ha pensato che era stato risolto ogni problema? Perché se ci sono dei dissidi all'interno della maggioranza, non si va in capigruppo e si trova un accordo per metterlo all'ordine del giorno? Ma infatti, addirittura nella commissione di ieri, la maggioranza ha cercato di prendere tempo in maniera assurda, anche perché cerca di prendere tempo su un documento andando a verificare le implicazioni economiche, che in realtà non sono della commissione esteri, ma del parere della bilancio che deve dare, Certo. dovremmo dare questo parere. Quindi vediamo ora cosa succede. Il problema è proprio che l'hanno dimostrato e lo stanno continuando a dimostrare in tutti i diversi provvedimenti, il fatto che arrivano in aula o arrivano in commissione o emettono dei decreti legge senza avere la soluzione. Lo abbiamo visto anche con il decreto con cui si sono inventati il commissariamento dell'INPS ed dovevano metterci 20 giorni per nominare il commissario, ci hanno messi 15 in più, prendendo in giro, se vogliamo, anche non solo i parlamentari, ma anche il Presidente della Repubblica, perché un decreto ha dei sintomi di urgenza. Metti una scadenza di 20 giorni, 20 giorni li devi rispettare. Quindi questo, oppure ieri al Senato, in Commissione Bilancio, quando sono andati sotto e la spiegazione del Senatore Lotito era: sì, mi hanno avvisato di scendere, abbiamo sbagliato i tempi. Sì, ho capito, in Commissione si sta dall'inizio, non solo Certo. per votare. Senta, la eventuale ratifica del MES non comporterebbe l'utilizzo dei fondi del MES, non è automatico, però comporterebbe diciamo, un impegno finanziario da parte del nostro paese o che, quale sarebbe il reale problema della ratifica, se ce n'è uno? Ma il reale problema della ratifica è che è uno strumento ormai non solo, diciamo, possiamo dire vecchio ormai, è uno strumento che non è stato mai utilizzato, mai pensato nell'utilizzo da nessuno, e che comunque andrebbe a mettere gli stati in una posizione di subordinazione totale a una struttura che attualmente non è neanche una struttura, è una struttura latere dell'Unione Europea, che non è una struttura a tutti gli effetti dell'Unione Europea, perché comunque è un soggetto, Certo. diciamo, tra virgolette esterno, ecco, per dare agli ascoltatori qualche indicazione. Senta, ritiene imprudente, diciamo, ratificarlo adesso mentre è in corso il dibattito sulla riforma del patto di stabilità? Allora, questo, diciamo, potrebbe essere un controsenso, una contraddizione di questa ratifica? Ah, io credo che una delle possibilità per cui la Presidente Meloni stia cercando di traccheggiare nell'approvazione è proprio quello di
e cercare di portare a casa le modifiche più che del patto di stabilità, quello del sul PNRR, perché sappiamo che questo governo vuole fare tutta una serie di modifiche e potrebbe anche essere una delle ipotesi, potrebbe essere io non vado avanti sull'approvazione del MES perché voglio ottenere qualche altra cosa, ti darò l'approvazione perché otterrò delle modifiche. Ma indipendentemente da questo, che possono essere questa, che può essere una strategia politica, potrebbe essere una strategia, la strategia politica del Presidente Meloni, di fatto il MES, cioè utilizzare come pietra di scambio un qualcosa su cui questo governo, almeno la Meloni, è andata contro e ha vinto anche le elezioni andando a dire queste cose, e ora sta cambiando, sta facendo una giravolta spaziale sulla come posizione. Quindi il problema è la coerenza nel rispettare quello che è stato detto agli italiani, e l'unica coerenza che io vedo finora è nel cambiare continuamente posizione rispetto a quello che è stato detto. Senta, che impressione ha avuto delle singole forze del centrodestra, da esponente dell'opposizione? Insomma, la cosa è stata presentata come una divergenza tra la Lega e Fratelli Italia. Forza Italia si è sentita, secondo lei? No, questo ora, su queste le posizioni loro interne, su questo particolare caso non le ho percepite. Certo è che comunque si percepiscono in tanti provvedimenti dei punti di stacco e di scollamento in questa maggioranza, ma la cosa incredibile è che anche all'interno degli stessi Fratelli d'Italia, che è la forza maggioritaria di questa maggioranza, sto notando negli stessi parlamentari un poco di scontento, perché probabilmente si approvavano più emendamenti quando loro erano in opposizione rispetto ad adesso, per cui c'è un problema che evidentemente la Meloni non riesce ancora a gestire, perché la maggioranza è eterogenea e non ha trovato ancora la chiave di lettura di questa maggioranza. Senta, questa polemica, questo scontro mette diciamo in discussione, comunque in cattiva luce il nostro paese in virtù della firma dell'assegno della terza rata del PNRR? Io credo che in Europa, anche se questo meccanismo non è proprio legato, non è legato all'Unione Europea in senso strettissimo. No, però il fatto è che già da solo la mancata corresponsione di questa rata, già da solo questo è un grave problema, ed è forse è un problema in più che ha questo governo in questo momento, perché questa rata dovevamo già prendere da parecchio tempo. Paradossalmente, un ordine del giorno che il governo ha bloccato, anzi non ha approvato, si chiedeva di fare il possibile, in questo ordine del giorno, di impegnarsi a fare il possibile per ottenere nei tempi brevi il pagamento della terza rata e non mettere in pericolo la quarta. Il governo ha votato contro, infatti io ho detto in aula, scusate, se votate contro vuol dire che siete contro il voler ottenere il più in fretta possibile questa terza rata. Il problema è che anche su cose abbastanza semplici questo governo sta dimostrando di essere un governo del no, perché non vuole un supporto dalle opposizioni, che su una serie di punti invece tengono, perché il PNRR l'ha portato il presidente Conte, quindi ci teniamo assolutamente che vada a buon fine. Non credo che in Europa stiano a fare delle posizioni di blocco questo, perché se non si ottiene gli altro, però non sappiamo se chi si sta muovendo ad altissimi livelli, e non sappiamo se effettivamente ci può essere questo blocco. Di fatto sarebbe abbastanza meschino per gli stati se c'è una situazione del genere, se dovesse essere una situazione del genere. Senta, lei che ha letto ieri la lettera, l'abbiamo guardata insieme, si ricorderà, sì. Lei aveva sottolineato dicendo che non era una lettera, quella del MEF, non era una lettera del tutto positiva. C'era anche un'implicazione sul debito, mi sembra, che non era proprio positiva. No, beh, c'è un'implicazione, più che sul debito c'era un'implicazione abbastanza... abbastanza interessante, perché va a dire, mentre gli organi di stampa andavano a riportare un vantaggio effettivo nell'ottenere il MES, nella lettera a un certo punto c'è scritto in maniera chiara, e lo rileggo questo punto: quanto questo comporti in termini di possibile riduzione del costo di indebitamento del nostro paese è tuttavia molto difficile da prevedere ex ante. Quindi
non so chi, quindi se gli organi di stampa o chi ha passato gli organi di stampa, quindi il lancio, il cosiddetto lancio d'agenzia, abbia scritto che ci potrà essere un vantaggio, quando in realtà la lettera effettiva dice non lo sappiamo, anche perché questo Che vantaggio avrà potrebbe soldi. Certo. avvenire, che effetti del tempo, quando sarà, perché sarà quando qualcuno attiverà, incominceranno a restituire, quindi potrà esserci un vantaggio. Chiarissimo. Io la ringrazio, ringrazio Gianmauro Dell'Olio, vicepresidente della Commissione Bilancio del Movimento 5 Stelle, con il quale abbiamo parlato delle polemiche sul MES innescate dal MEF. Grazie.